L'acqua è poca, le falde idriche si sono abbassate, una cinquantina di comuni sono in situazione critica nella provincia di Torino, 13 vengono riforniti d'acqua potabile con le autobotti messe a disposizione da SMAT, altri 35 sono sotto osservazione. Ogni rifornimento con l'autobotte costa 270 euro, il costo dell'acqua al metro cubo sale di oltre 10 volte. Tuttavia non è una situazione di emergenza, sottolinea SMAT, il cui presidente Paolo Romano è stato ascoltato dalla Commissione Ambiente del Comune assieme al segretario dell'autorità d'ambito e ai rappresentanti del Comitato per l'Acqua Pubblica. Soprattutto, ha sottolineato Romano, la carenza d'acqua non è imputabile alle perdite della rete idrica, che a Torino restano fisiologiche, sotto quel limite del 25% indicato dall'autorità per i sistemi idrici. Vede le cose in maniera assai diversa il Comitato per l'Acqua Pubblica, secondo il quale il problema vero è proprio la manutenzione della rete idrica. Vanno persi 80 milioni di metri cubi d'acqua ogni anno, dice il Comitato. Prima di costruire nuove dighe, che hanno un forte impatto ambientale, bisogna rifare le condotte, alcune delle quali risalgono al dopoguerra.